Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e lasciare un mi piace, e non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti le ultime notizie. Grazie e buona visione. In un momento in cui ogni speranza sembrava svanita, emergono notizie sorprendenti nel caso della bambina scomparsa sul Monte Faito. Una luce di speranza inizia a risplendere mentre la famiglia Celentano riceve una notizia straordinaria. Oltre alla pista sudamericana che ha attirato l'attenzione degli investigatori, la pista turca riacquista fascino. Nel lontano 2009, una signora di nome Vincenza Trintinella aveva raccontato di aver appreso da un prete che la povera Angela viveva sull'isolotto di Buyugada insieme a un uomo che si faceva chiamare Fafi Bey. Quest'uomo credeva di essere suo padre, un presunto veterinario. Nonostante gli sforzi, la pista turca era rimasta senza soluzione. Tuttavia, 2 anni fa è stata riaperta. Una richiesta di rogatoria internazionale è stata avanzata nei confronti della Turchia, inizialmente con una scadenza fissata per luglio. Nelle ultime ore, giunge una notizia eccezionale: è stata concessa un'ulteriore proroga di 6 mesi. L'avvocato Luigi Ferrandino, rappresentante legale della famiglia Celentano, ha annunciato questa lieta novità. Il pubblico ministero incaricato dell'indagine aveva richiesto un'estensione dei tempi. Attualmente, l'effettiva attività investigativa non è ancora iniziata, poiché gli inquirenti presumibilmente stanno lavorando alla traduzione di tutti gli atti dell'inchiesta avviata ben 14 anni fa. Una volta completata questa fase burocratica, finalmente l'attività investigativa potrà avere inizio. L'obiettivo rimane identificare il misterioso Fafi Bey, l'uomo che si sospetta abbia dichiarato falsamente di essere il padre di Angela, come ha spiegato l'avvocato Ferrandino. Tuttavia, i tempi si prospettano lunghi. Restiamo in attesa di scoprire quali nuove informazioni verranno alla luce nei prossimi mesi. La ricerca della verità in questo caso complesso e misterioso è ancora in corso, e solo il futuro ci dirà quale sarà l'esito di questa indagine che coinvolge la scomparsa di Angela e il suo misterioso presunto padre. Non dimenticare di iscriverti e lasciare un mi piace per non perderti i prossimi aggiornamenti. Grazie, alla prossima!